Si racconta che Annibale, all'età di 9 anni, supplicò suo padre Amilcare di condurlo in Spagna, dove avrebbe intrapreso una spedizione militare. Amilcare, che stava facendo un sacrificio, condusse il figlio ai piedi dell'altare e gli ordinò di giurare che sarebbe diventato prima possibile nemico del popolo romano. Lo storico Tito Livio, all'inizio del libro 21 della sua opera, introduce il personaggio di Annibale Barca, il grande condottiero cartaginese protagonista della Seconda Guerra Punica. Annibale era figlio di Amilcare, il generale che aveva guidato l'esercito dopo la sconfitta nella Prima Guerra Punica, e assunse il comando delle truppe in Spagna ponendo le basi per una nuova guerra contro Roma, valicando le Alpi nel 218 e arrivando a un passo dalla vittoria finale. Livio nella sua opera lo descrive come un abilissimo condottiero, una sorta di eroe nero in grado di mettere in grande difficoltà Roma e di suscitare sentimenti opposti di paura e rispetto. Livio spiega che Annibale prese il posto di Asdrubale, genero di Amilcare, dopo la morte di questi nel 221 a.C. e nel suo celebre ritratto evidenzia il suo straordinario coraggio, la stessa attitudine all'obbedienza e al comando, la resistenza fisica, lo stile di vita frugale. Al tempo stesso ne sottolinea i vizi, come il disprezzo della religione, la ferocia, la scarsa fedeltà alla parola data. Annibale sarà il protagonista di 10 libri dell'opera di Livio, in cui si racconta in modo dettagliato la Seconda Guerra Punica, con il generale cartaginese che trova degni avversari come Quinto Fabio Massimo e Scipione l'Africano. Annibale, sconfitto, dovrà lasciare Cartagine e morirà suicida nel 183 a.C., per non cadere vivo nelle mani degli odiati romani. Ecco la traduzione del passo liviano. Dopo la morte di Asdrubale, i soldati avevano condotto il giovane Annibale nella tenda del comandante e l'avevano proclamato generale con grida di approvazione. Nessuno dubitava che il popolo avrebbe confermato tale decisione. Annibale, fin dal suo arrivo in Spagna, attirò l'attenzione dell'esercito e i soldati veterani credevano che un giovane Amilcare fosse tornato da loro. Infatti vedevano in lui la stessa energia del volto e la stessa forza degli occhi del padre. Inoltre aveva i suoi stessi lineamenti. Ben presto il ricordo del padre Amilcare non ebbe alcun peso nel conquistargli il favore dell'esercito. Mai uno stesso carattere fu altrettanto capace di fare cose opposte, cioè obbedire e comandare. Era difficile dire se fosse più caro ai soldati o al comandante. Asdrubale non avrebbe scelto nessun altro cui affidare una missione che richiedeva forza e coraggio, mentre i soldati non avrebbero trovato un capo che sapesse infondere loro maggiore fiducia. Annibale era pieno d'audacia nel gettarsi tra i pericoli e pieno di saggezza nell'affrontare i rischi. Non c'era fatica che potesse piegare il suo corpo, né abbattere il suo animo. Sopportava in egual modo il caldo e il freddo, mangiava e beveva secondo il bisogno naturale e non il piacere personale. Dormiva e restava sveglio in qualunque momento del giorno o della notte, riposandosi quando non aveva alcun impegno. Il sonno non gli era conciliato né dal silenzio né dalle comodità, spesso anzi lo si vedeva steso a terra, coperto da un mantello militare, in mezzo alle sentinelle e al corpo di guardia. I suoi abiti non lo distinguevano affatto dagli altri soldati, invece spiccavano le sue armi e i suoi cavalli. Era sempre il migliore tra i fanti e tra i cavalieri, si lanciava per primo nella mischia ed era l'ultimo a ritirarsi dai combattimenti. Le sue straordinarie virtù erano compensate da grandi vizi, come una crudeltà disumana e una perfidia eccessiva persino per un cartaginese. Non aveva alcun rispetto per la verità o per le cose sacre, non temeva gli dei, non rispettava né i giuramenti né la religione. Con questo miscuglio di qualità positive e negative combatté per 3 anni agli ordini di Asdrubale, accumulando ogni genere d'esperienza utile a farlo diventare un grande condottiero. Il giorno stesso in cui assunse il comando dell'esercito, sembrò che l'Italia gli fosse stata assegnata come provincia e che lui dovesse muovere guerra a Roma, convinto che non ci fosse tempo da perdere, per non rischiare di incappare in qualche imprevisto come era accaduto al padre Amilcare e ad Asdrubale, decise di attaccare la città di Sagunto.